Buongiorno. Good morning. This morning we're starting a new short series by me on freedom. Oggi inizieremo una nuova serie da parte mia che si chiama Libertà. And today we're looking at Jesus brings freedom from. E oggi guardiamo che in Gesù troviamo libertà da. Let me pray for us. Preghiamo. Jesus, I ask you to show me today new things about who you are. Gesù, ti chiedo di mostrarmi oggi cose nuove riguardo chi sei. Especially things I have been afraid to accept. Specialmente cose che ho avuto paura di accettare. In your mercy, help me to let go of things that stop me receiving your life in abundance. Nella tua misericordia, aiutami a lasciare andare le cose che mi impediscono di ricevere la tua vita in abbondanza. Amen. Amen. For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. Nelson Mandela. Dunque, essere liberi non significa semplicemente rompere le catene, ma vivere in modo tale da rispettare e valorizzare la libertà altrui. Nelson Mandela. Free, free at last, Martin Luther King Jr. Finalmente libero, Martin Luther King Jr. I would like to be remembered as a person who wanted to be free, so other people would also be free. Rosa Parks. Vorrei essere ricordata come una persona che voleva essere libera perché anche altri potessero essere liberi. Rosa Parks. But the Ukrainian people are free. They remember their own past and will build their own future. President Zelensky of Ukraine. Ma il popolo ucraino è libero, ricorda il proprio passato e costruirà il proprio futuro. Presidente Zelensky dell'Ucraina. Freedom is a powerful and emotive concept. La libertà è un concetto potente ed emotivo. And you would think that it's a simple, straightforward concept. E si potrebbe pensare che sia un concetto semplice e diretto. If I have my liberty, then I am free. Se ho la mia libertà, allora sono libero. But you may be free to move around and yet not be free to think for yourself. Ma si può essere liberi di muoversi e tuttavia non essere liberi di pensare con la propria testa. The most pernicious abuse is when freedom to think for yourself is removed. L'abuso più pernicioso è quando la libertà di pensare da soli viene rimossa. In the novel 1984 it's described in this way. Nel romanzo 1984 è descritto in questo modo. A party member lives from birth to death under the eye of the thought police. Even when he is alone, he can never be sure that he is alone. He has no freedom of choice in any direction whatever. Un membro del partito vive dalla nascita alla morte sotto l'occhio della polizia del pensiero. Anche quando è solo, non può mai essere sicuro di esserlo. Non ha libertà di scelta in nessuna direzione. And any advertising agency would believe they were poor at their job if they couldn't persuade you to buy that particular brand simply by using their dark arts of subliminal messaging. E qualsiasi agenzia pubblicitaria crederebbe di essere inadeguata nel proprio lavoro se non riuscisse a convincerti a comprare quella particolare marca semplicemente usando le sue arti oscure della messaggistica subliminale. Subliminal messaging is the practice of using words or images, stimuli,
that consumers don't consciously detect. La messaggistica subliminale è la pratica di usare parole o immagini, stimoli, che i consumatori non percepiscono coscientemente. And we could disappear down a whole rabbit warren of philosophical discourse. E potremmo perderci in un groviglio di discorsi filosofici on the meaning of political and socio-economic freedom, sul significato della libertà politica e socio-economica, that greater minds than I have gone insane over. Che hanno fatto impazzire menti più grandi di me. Freedom, it would appear, is not freely understood. Sembra che la libertà non sia liberamente compresa. And for Christians too, there are complications when considering freedom. E anche per i cristiani ci sono complicazioni quando si considera la libertà. Paradoxes that at first can seem bewildering. Paradossi che all'inizio possono sembrare sconcertanti. At the beginning of Galatians chapter 5, Paul says this. All'inizio di Galati, capitolo 5, Paolo dice questo. You, my brothers and sisters, were called to be free. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Not called to be saved. Non chiamati alla salvezza. But called to be free. Ma chiamati a libertà. Further in the very same chapter, he says this. In seguito, nello stesso capitolo, dice questo. You were called to freedom, but don't use your freedom as an opportunity for the flesh. Rather, be slaves to one another in love. Voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. So as Christians, we're called to be free, so that we can become a slave, albeit a slave to love. Quindi come cristiani siamo chiamati ad essere liberi in modo da poter diventare schiavi, anche se schiavi dell'amore. This is how N.T. Wright, the theologian, explains the paradox. Ecco come il teologo N.T. Wright spiega questo paradosso. Here is the puzzle, the paradox. All freedoms generate new forms of slavery. If you use your freedom to dive headlong into the destructive life of anger and envy and malice and sexual immorality, those things will enslave you. They will create habits of mind and imagination far more powerful than habits of the body. The alternative is to learn the central Christian virtue, which is love. And love means enslaving yourself to other people in a whole new way, making their needs your priorities and their sorrows your concern. Ecco l'enigma, il paradosso. Tutte le libertà generano nuove forme di schiavitù. Se usi la tua libertà per tuffarti al capofitto nella vita distruttiva della rabbia e dell'invidia e della malizia e dell'immoralità sessuale, queste cose ti renderanno schiavo. Creeranno abitudini della mente e dell'immaginazione molto più potenti dell'abitudine del corpo. L'alternativa è imparare la virtù cristiana centrale, che è l'amore. E l'amore significa rendersi schiava alle altre persone in un modo completamente nuovo, facendo dei loro bisogni le tue priorità e dei loro dolori la tua preoccupazione. In the next chapter of this series, I will be taking a close look at what we are made free to. In uno dei messaggi di questa serie guarderò più da vicino per cosa siamo resi liberi. But today it's about what we are made free from. Ma oggi voglio parlare di ciò da cui siamo resi liberi. The philosopher Jean-Jacques Rousseau got it exactly wrong when he said
that man was born free and yet was everywhere in chains. Il filosofo Jean-Jacques Rousseau si è sbagliato del tutto quando ha detto che l'uomo è nato libero e ovunque è in catene. We are not born free. Non siamo nati liberi. We are born into the multiple slaveries of sin and death. Siamo nati nelle molteplici schiavitù del peccato e della morte. Sin isn't just something that we do. Il peccato non è solo qualcosa che facciamo. It's a power to which humanity is subject. È un potere a cui l'umanità è soggetta. What did Paul say in Romans? Cosa dice Paolo in Romani? Scusa. Nothing good lives in me. Difatti io so che in me non abita alcun ma bene. That's not to say we are totally decrepit or without any redeeming features. Questo non vuol dire che siamo totalmente mal ridotti e senza alcuna caratteristica redentrice. People are, after all, made in the image of God. Le persone sono, dopotutto, fatte all'immagine di Dio. But our basic nature will fall short of what God intended. Ma non sarà all'altezza di ciò che Dio avrebbe voluto. There will be in us characteristics, urges and motivations that enslave us. Ci saranno in noi caratteristiche, impulsi e motivazioni che ci rendono schiavi. And even though when we become Christians we become a new creation. E anche se quando diventiamo cristiani diventiamo una nuova creazione. That doesn't necessarily mean perfect. Questo non significa che saremo necessariamente perfetti. In fact, I know it doesn't. In realtà so che non è così. Listen to Paul in Romans 7 and tell me this isn't our experience too. Ascolta Paolo in Romani 7 e dimmi se questa non è anche la nostra esperienza. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. But if I know that what I'm doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. So I am not the one doing wrong. It's sin living in me that does it. And I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I'm not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti, non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti, il bene che voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Sin is a force to be reckoned with. Il peccato è una forza con cui bisogna fare i conti. It's ultimately defeated. Alla fine è sconfitto. But we live in the not yet times. Ma noi viviamo nei tempi del non ancora. We're still sinners that happen to be saints because of what Christ accomplished on the cross. Siamo ancora peccatori a cui capita di essere santi grazie a ciò che Cristo ha compiuto sulla croce. It's another great Christian paradox. È un altro grande paradosso cristiano. Once we are saved, we enter into a process called sanctification. Una volta che siamo salvati, entriamo in un processo chiamato santificazione. And that takes a whole lifetime of the Spirit working their magic in me and you.
E questo richiede un'intera vita dello Spirito che lavora in me e in te. I am not who I want to be yet. Non sono ancora chi voglio essere. I am not who God wants me to be yet. Non sono ancora chi Dio vuole che io sia. But I'm different. Ma sono diversa. I'm changing. Sto cambiando. And Christ is at work in me. E Cristo è all'opera in me. But there are two things that we must do to play our part in this transformative work. Ma ci sono due cose che dobbiamo fare per fare la nostra parte in questo lavoro di trasformazione. The first is to take our discipleship seriously. La prima è prendere sul serio il nostro discepolato. I mentioned a few weeks ago the habits we can practice that will help us to move us towards Jesus. Ho menzionato qualche settimana fa le abitudini che possiamo praticare e che ci aiuteranno a rassomigliare di più a Gesù. Because discipleship is not about trying. Perché il discepolato non consiste nel provare, it's about training. Ma nel allenarsi. No matter how hard we try, non importa quanto duramente ci proviamo, we will fail at some point. Ad un certo punto falliremo. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. But if we train ourselves in the habits of discipleship, ma se ci alleniamo nelle abitudini del discepolato, and as Marco said last week, focus on what we have learned, e come ha detto Marco la settimana scorsa, ci concentriamo su ciò che abbiamo imparato, then gradually those habits will become our nature. Allora gradualmente quelle abitudini diventeranno la nostra natura. Secondly, we need to explore with the Spirit what it is that may be holding us back. In secondo luogo, abbiamo bisogno di esplorare con lo Spirito ciò che può trattenerci. Our freedom is couched in words such as denying ourselves and taking up our cross. La nostra libertà è espressa in parole come rinnegare noi stessi e prendere la nostra croce. The Message paraphrases it this way. La Bibbia, il Messaggio, lo parafrasa in questo modo. And he said, anyone who intends to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seat, I am. Gesù disse, chiunque intende venire con me deve lasciarmi condurre. Non sei tu al posto di guida, sono io. What is it about ourselves that we have to deny? Cosa c'è in noi stessi che dobbiamo negare? Or shake loose from? O da cui dobbiamo liberarci? Often we talk of the things that bind us. Spesso parliamo delle cose che ci legano. Or the strongholds in our lives. O le fortezze nella nostra vita. And what we mean by that is those areas of our lives or characters over which Jesus is not fully Lord. E ciò che intendiamo con ciò sono quelle aree della nostra vita o del nostro carattere su cui Gesù non è pienamente Signore. We haven't let him fully be in the driver's seat. Non gli abbiamo permesso di essere pienamente al posto di guida. Let me give you a personal example. Lasciate che vi faccia un esempio personale. Because I think this testimony will explain exactly what a stronghold looks like. Perché penso che questa testimonianza spiegherà esattamente come è fatta una fortezza. When I was just 2 years old, quando avevo solo 2 anni, my mother suffered an enormous nervous breakdown. Mia madre ebbe un grave esaurimento nervoso that hospitalized her for almost a year, che l'ha vista ricoverata in ospedale per quasi un anno, and the after effects of which she lived with for the rest of her life. E con i cui effetti ha vissuto per il resto della sua vita. She was certainly
very ill for most of my childhood. È stata certamente molto malata per la maggior parte della mia infanzia. The main consequence of that was that from my perspective, la conseguenza principale fu che dal mio punto di vista, I didn't know if I was going to wake up to, io non sapevo se mi sarei svegliata, or come home from school to, o sarei tornata a casa da scuola, sane mum, con la mamma sana, or scary mum, o la mamma spaventosa. Now, I don't want you to feel sorry for me. Ora non voglio che vi sentiate dispiaciuti per me. Because I never once felt unloved or uncared for. Perché non mi sono mai sentita una volta non amata o non curata. And I had a great childhood with enormous freedom. E ho avuto una stupenda infanzia con un'enorme libertà. That built a resilience in me that truly is a gift from God. Che ha costruito in me una capacità di resistere che è veramente un dono di Dio. And I have nothing but happy memories of being a child. E non ho altro che ricordi felici da quando ero bambina. However, tuttavia, this daily uncertainty meant that I developed a defense mechanism. Questa incertezza quotidiana ha fatto sì che sviluppassi un meccanismo di difesa. That became an ingrained part of my character. Che è diventato una parte radicata del mio carattere. It made me grow up to be a control freak. Mi ha fatto crescere come una maniaca del controllo. I didn't even like surprise presents. Non mi piacevano nemmeno i regali a sorpresa. Life went on. La vita è andata avanti. I grew up. Sono cresciuta, became Christian, sono diventata credente, went to university, sono andata all'università, got a job, ho trovato un lavoro, got married, mi sono sposata, had children, ho avuto dei figli, all the while making sure I was in complete control. Tutto questo mentre mi assicuravo di avere io il controllo completo. And then. E poi. My marriage started to have problems with both of us deeply unhappy. Il mio matrimonio ha iniziato ad avere problemi con entrambi di noi profondamente infelici. But we were due to go on a church weekend. Ma avevamo in progetto di andare a una fine settimana organizzata dalla chiesa. And I had this stirring that while we were there, God was going to do something. E avevo questa sensazione che mentre eravamo lì, Dio avrebbe fatto qualcosa. And I assumed, do that something to my husband. E io presumevo fare quel qualcosa a mio marito. On the first morning, we had a teaching session on how surrender is more than obedience. La prima mattina abbiamo avuto una sessione di insegnamento su come la resa è più dell'obbedienza. And this was followed by a time of prayer ministry. E questo è stato seguito da un tempo di ministero di preghiera. I was compelled to go forward for prayer. Sono stata costretta a chiedere preghiera. And Jessica, who was praying with me, suddenly said. E Jessica, che stava pregando con me, all'improvviso ha detto. He wants to take you back to your childhood and set you free. Lui vuole riportarti alla tua infanzia e renderti libera. Which is when the spirit flooded me and I howled and howled. Ed è allora che lo spirito mi ha inondato e urlato e pianto. While God, in his mercy, broke the chains of control in me that had been for 35 years he hadn't had total lordship in my life. Mentre il Dio, nella sua misericordia, rompeva le catene di controllo in me, che avevano fatto sì che per 35 anni non avesse avuto la totale signoria nella mia vita. And thank God he did. E grazie a Dio che l'ha fatto. Because a few months later, my husband left. Perché pochi mesi dopo mio marito se n'è andato. And if ever I needed to be free to trust him fully
and rely on him totally, it was then. E semmai ho avuto bisogno di essere libera, di fidarmi completamente di lui e di affidarmi totalmente a lui, è stato allora. There are things that bind us that are stronger than chains. Ci sono cose che ci legano, che sono più forti delle catene. And we need to surrender them to our loving God. E li dobbiamo deporre davanti al nostro Dio amorevole. God is love. Dio è amore. And he intends us to live in his love. E intende che noi viviamo nel suo amore. Surrendering will lead us to an unexpected place. Arrendersi ci condurrà in un luogo inaspettato. Where yieldedness to God frees us to become who he created us to be. Dove la resa a Dio ci libera per diventare ciò per cui siamo stati da lui creati. In Psalm 107, he promises. Nel Salmo 107, egli promette. He brought them out of darkness, the utter darkness, and broke away their chains. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for humankind. For he breaks down gates of bronze and he cuts through bars of iron. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. And in Romans 12, Paul says surrender brings freedom to know God's will for us. E in Romani 12 Paolo dice che la resa conduce alla libertà per conoscere la volontà di Dio per noi. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. In this season of Lent, in questa stagione di Quaresima, a season in which we reflect both on our frailty and God's magnificent love. Una stagione in cui riflettiamo sia sulla nostra fragilità che sul magnifico amore di Dio. Why not use it as a time of sanctuary to explore with God how he may still be wanting to set us free? Perché non usarla come un tempo di rifugio per esplorare con Dio come potrebbe ancora volerci liberare? We don't have to keep living with the things that control us. Non dobbiamo continuare a vivere con le cose che ci controllano. There's a beautiful poem titled Blessing the Dust by Jan Richardson. C'è una bellissima poesia intitolata Blessing the Dust, benedicendo la polvere, di Jan Richardson, which has these incredibly moving lines. Che contiene questi versi incredibilmente commoventi. Did you know, did you not know what the Holy One can do with dust? Non sapevi cosa può fare il Santo con la polvere? What God can do within the dust, within the dirt, within the stuff of which the world is made. Cosa può fare Dio nella polvere, nello sporco, nella roba di cui il mondo è fatto? And the stars that blaze in our bones, and the galaxies that spiral inside the smudge that we bear. E le stelle che brillano nelle nostre ossa e le galassie che spiraleggiano dentro la macchia che portiamo. Remember, we are called to be free. Ricordate, siamo chiamati ad essere liberi.
And it is Easter that has already begun the project that. Ed è la Pasqua che ha già iniziato il progetto. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. In the UK we sing a lovely worship song. Nel Regno Unito cantiamo un canto di adorazione molto bello. The words of which I'd like to use as our closing prayer. E vorrei usare le sue parole come una preghiera finale oggi. I'm going to let you love me. I'm going to let you close. Lord, may my heart be open as nothing with you is hidden. Don't let me stay the same. Amen. Lascerò che tu mi ami, ti lascerò chiudere. Signore, che il mio cuore sia aperto, perché nulla con te è nascosto. Non lasciare che io rimanga lo stesso. Amen. Sapete che più di una volta ho detto che la conoscenza senza applicazione crea soltanto una sensazione di essere superiori, mentre la conoscenza e l'applicazione crea la libertà. Io adesso vi farò pregare per quelle cose che ha predicato Gin oggi, ma poi se non c'è applicazione nelle nostre vite, rimane soltanto il senso di superiorità di sapere che abbiamo un Dio enormemente grande, enormemente benigno, enormemente capace di trasformare, ma che non sta cambiando noi. Per cui ti prego, ascolta queste parole, pregale assieme a me nel tuo cuore e applicala nella tua vita. Signore, io voglio che il mio cuore sia aperto. Io voglio che sia il mio cuore sia completamente aperto e nulla ti sia nascosto. Io lo apro a te, te lo apro oggi. Tu già sai le cose che io devo cambiare. Tu già sai le cose che tu vuoi che io cambi. Signore, durante questa Quaresima cambiami. Durante questa Quaresima toglimi da me le cose che tu non vuoi che io faccia. Durante questa Quaresima ungimi e cospargimi il capo di cenere, perché io non rimanga lo stesso, perché io non rimanga la stessa. Signore, io voglio cambiare. Amen.